Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel nuovo canale YouTube della Nazionale Creator. Siamo a Napoli, al campo Olli e Benji di Real Casarea con i ragazzi della Nazionale Creator della zona. Sì! La vogliamo spiegare il format, in cosa consiste? Oggi inauguriamo un nuovissimo format. Porteremo in giro per tutta Italia la ricerca dei nostri creator per la Nazionale. Dovranno sfidarsi tra di loro e il format consiste in 5 tiri da fuori area con il piede forte, 5 tiri da fuori area d'esterno, 5 rigori e l'uno contro uno contro il press. Beh, direi che cominciamo allora subito. Direi inizia l'ospite. Ah, io ero. Sei pronto? Guarda che faccia. Ah, mi fate iniziare subito. Vabbè, dai. Andiamo, ci sono. Vamos. Crack papà. Allora, adesso Italo partirà con i suoi 5 tiri col piede forte, quindi col destro. Al piede forte, Italo? No, però non importa. Vamo, crack! Bellissimo, crack! Cominciamo benissimo, Crack! Godo! Dai, ancora! Fuera! Attenzione! Oh. Attenzione! Subito! Grande parata! Ma solo perché le fatti così, solo quando segniamo. Povero bel gol, Piede forte, 1 su 5. Partenza non delle migliori. Esterno? Adesso hai l'esterno, Adesso esterno, vamo, va. Subito. Ah, così a sorpresa. Attenzione! Ad esterno. Bravissimo! Strappo, sta bene, dai. Patana, per te facciamo uno strappo alla regola. Madonna, che sinistrino che c'ha, però. Attenzione! 1 su 10. Beh, sui rigori adesso si può rifare comunque, no? Assolutamente. Vai, parte! Bello. Non si può dire niente. No! Aggio, pigli palo! Ecco! Di fatto fa, bro. Dai, almeno l'ultimo? Questo per la bandiera, Italo. La bandiera italiana! Cucciaio. Quindi 3 gol totali. Potrebbe farne 4. Dai, che polpaccio, cioè, girati un attimo. Mamma mia, ti fai vedere un po' il polpaccio. Resta vero che comunque dovremmo fare una ceretta, Guagiù, Però vabbè. Ce ne crack contro uno, la palla sul sinistro. Che segna? No! La può recuperare, però. Perché è uno contro uno, chi segna? Madonna! Attenzione, vai! Scarso. Quindi qua devo prendere nota che qua il crack. Però Paolo è un problema. Paolo è da vedere, Paolo. Crack, mi raccomando! No, si può saltare come un birillo. No, il tunnel l'ho provato. Fatto. Ecco, vai. Finito, bravo Italo. Attenzione, crack, punta il presidente Paolo. Attenzione, doppio passo. Italo! Ho sbagliato completamente il tiro. Volevo metterlo sul secondo, l'ho messo sul primo. Ma che me ne frega, corto muso, papà, lì. Pum. Quindi Italo vincendo la sfida del press, 4 gol totali, su 16. Ah, ok. Potevi fare meglio? Potevo far meglio, sì. Però lavoriamo con calma. Si sono viste le qualità difensive sull'uno contro uno. Eh sì. È quello che volevamo. Bisogna vedere. Continuare a lavorare. Ed ora 93. Ci provo. Sei pronto? Torno da un infortunio, però ci provo. Momentalmente. Primo tiro molto buono. Attenzione. Mettila. Sì, ugualissimo. Cos'era questo? Esterno non puoi. Punto! La pontazza, non sbaglio mai con la pontazza. Ecco qua. Non male, non male. Primo giro ha cercato l'altra porta. Beh, al momento sulla prima sfida è pari con Italo. Con Italo. Quindi attenzione perché essendo due difensori quindi ragazzi, malissimo. Questa non la vuole tirare lei, non ho capito. Ma vada lei, vada a fare a gol a quello, va. Parte con la sfida di tiri di esterno. A me mi ha allenato Roberto Carlos, non voglio dire. Forte tutti i tempi. No! È partito benissimo. Vabbè, ma comunque ha preso dal fratello. Che è? Avete un altro fratello? vabbè, questo ha preso dal fratello, sì, uguale. Spero perché siamo andati. Buono, no, giusto così. La tecnica c'è, però, Sì, certo. Già che arriva. Vero, mister. Sì, io sono preoccupata, io sono molto preoccupata. Ma è difensore, ricordiamolo. Ricordiamolo, certo, ricorsa ovviamente. Lungo, questo è sinistro. No, superarmi. Beh, l'importante è che non arrivo ultimo. Mirko, la porta è sempre lì! Concentrato! Ma non prende proprio lo specchio della porta, non lo prende! Se Paolo.
Oh, l'ha chiamato. L'ha chiamato. Oh, bello, questo è bello. Bravo, ragazzi, bravo. Mister, guardi. Giorginio, prego. Mister, bello. Guardi. Il completo perché centrale. Il mister ci vede lungo. Quindi chi fa prima col vince? Dai, sì. Parte Mirko. Mirko deve far vedere un po' di abilità anche in difesa, più che in attacco. Guarda come lo punta, incredibile! Paratone! Porca miseria, caparato. Mirko, mi raccomando, adesso un po' di difesa. Parte il press. Press, secondo me, c'è. Sul destro. Mirko lo porta sul piede debole, è grande qua, il là c'è da dire. Dove va il press? Dove va il press? Guarda Mirko! Dove va il press? Mirko! Attento! Comunque c'ha un bel mancino, ho visto prima, Sì. Un è mancino. Male. No, sì, guarda. Invece col destro! Sì, ancora. Attenzione! Doppio passo! Vai! Il press qua però. Il press male a livello difensivo, ragazzi. Però tecnicamente ci siamo. Ci siamo. Secondo me ne fa miglioramenti rispetto a quelli di prima. 3 su 10 secondo me. Buono. Bello, che parata. Qui un applauso al più grande, bravo. Ha sfiorato, L'ha presa male. Vai Andre! Vicino però, cacchio. Dai. Aiuto. Allora, non è andata bene la prima serie di tiri. Adesso c'è quella d'esterno, barra sinistro, vedo un attimo. Però di sinistra faccio proprio schifo, preside. Preside, dammi la forza. Ti do tutta la forza che vuoi. Vai. Porca di quella. Vicino! Esterno sinistro. Esterno sinistro, io direi un punto solo per il coraggio. È vero. Adesso. Mi dispiace deruderla. Mister, venga qui anche lei. No, io non ho parole. Mister, sennò... allora lo so, però appresso il gesto. No, perché lei è in attacco, cioè, capito? Cioè, gli altri. Sì, ma lei giocherà in attacco. Vabbè, le do un bacino, così. Così. Però c'è anche da dire, Osimhen non tira le punizioni. È vero. Osimhen si vede nell'uno contro uno e anche sui calci di rigore. Infatti sui rigori state calmi. C'è da dire che però nessuno per ora ha avuto uno score positivo nei rigori, perché nessuno ha segnato più di due rigori. Io sto calma. Devi trattarla bene come una come la tua fidanzata devi trattarla. Un bacino. La pelota non si mangia. Claro, papà, quello mi piace, bravo. Bacino. Questo entra, papà, il bacio. Questo deve entrare. Il pallone non si macchia. Parte Fius. Che ha cercato di corrompere il portiere. Vamo! Si bacia il pallone sempre. Forse abbiamo trovato il rigorista, attenzione. 5 su 5 ne voglio, Bell'angolino di nuovo, bellissimo. Spettacolari. Ha tutto fuori. Anche ha fatto la risatina. Metterla lì e l'ha sbagliata. Bacia il pallone. La pelota non si mangia, Diego. Eccolo. Bello! Andiamo! Vamo, andiamo! Bravo! La pelota! Conosco mio cugino, fa il pallonetto. Posso dire, ci vogliono questi. Sì, ci vogliono quelli, io voglio i gol. Per me no. Mirko, ti ricordo che sei attaccante, puoi dimostrare qualcosa? Perché hai detto che sulle punizioni non vai bene, bisogna far come Osimhen, buttala dentro. Mi raccomando, Mirko, vai. Mister, io sarei Andrea. Ora fa la fintona, Andrea. Cosa sta facendo? Cos'è sta roba? No, io non ecco! Ma che parata fatta! Vai press, sfunnalo! Ci butti giù così. Eccolo! È partita a mille! Press! Grande press! Ci sono troppi press! Attenzione! Da notare che io comunque non sono stanco, Con questo gol, Fius si porta in perfetto pareggio con tutti gli altri. Quindi il problema qua sono io, mi sa. Vabbè, ma tanto te, no, mica fai l'attaccante, no? Dove gioco, mister? Panchina, porta borracce, va benissimo così. Ed ora, ragazzi... Ce l'abbiamo. Speriamo di vedere un po' più di qualità, perché abbiamo il nostro bomber. Speriamo di vedere un po' di qualità.
qualità. Beh, ragazzi, ce la metterò tutta. Spero di fare più di 4, perché sennò vi giuro che chiudo YouTube. Non gioco più a calcio. Noi chiudiamo la nazionale invece, in caso, perfetto. Vai, vai Simo, vai Simo, vai Simo, tutti, tutti. Lo conosci. Nostro bomber, dai. Oh. Bene, la piccola entrata. La piccola entrata. Dai, dai, Simo. Per favore. Oh. E qua già ci siamo. E qua ci siamo, press. Terzo tiro. Tanto sta a uno. Vai, vai. Adesso cos'hai da dire? Ma lo separa tutti i rigori, Sergei, quanto godo. Ti prego. Bello però. Bello cosa, è fuori. Cominciamo ad avere un po' di preferenze solamente perché uno è più bello dell'altro. È vero, vero, vedi. Bello. Qua è... Però il ragazzo calcia bene, Dai. E se possiamo passare anche a fare qualche gol oltre che a calciare bene? Va bene, mister. Sì, sì, sì. Ui! Sinistro. Gol, vamos! Due! Sì, e due. Che la tu lo metterai titolare. Vedi, 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 vedi come fai i curi, guarda. Vediamo. Devo fare decisamente meglio. Sì, adesso è 5 su 5. Sì, rigori. Se no panchina. Però c'è da dire. Se no, gioca. Qualitativamente il ragazzo ha classe e si dopo vede. Dopo gioca tu, devi farli tutti, dai, vai, vai. Sono... Come facciamo dopo? Vediamo. In terza categoria sono rigorista, mister. Qua buffare, la qualità buffare, si alza rispetto alla terza categoria. Si buffano, calma. Sergei! Sergei! Li ho pensati meglio io, però panchina. A parte i pali, Cioè, voglio dire. Se fa meno di noi, se fa meno di noi. Ti prego. Che è spiazzato, bellissimo. 3-3-3. Attenzione. Bello, bello di strafottenza. Qua, così mi sei proprio piaciuto. Bello. E passa a 5. Sorpasso. È il primo in questo format a farne non può essere. 5. Siamo il fattaccio, siamo il fattaccio. Ah, ho capito pure io. No! È arrabbiatissimo, mi sfonda. Mangia. Mi raccomando, primo colpo. Primo colpo e vai. Partito sul plus. A sto punto mangia. Il press sta cagando sotto. Grandissimo! Bravo! Bravo! Questo che mi piace. Quindi, allora, la tappa Napoli l'ha vinta Crispo. Simone. Bravo. Bravo. Simone a dover cambiare. Simo ha fatto 6 gol. Il problema è che la prossima tappa è a Bologna. E a Bologna sai chi c'è. Lo so bene. Samuele, mi raccomando, fammi vincere una volta. Cioè, nel senso, che cazzo. Grazie a tutti per aver visto questo video. Mi raccomando, iscrivetevi in questo nuovissimo canale. Attivate la campanellina. La campanellina è da attivare. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao raga. Ciao, Luca Campolunghi, maggiore di Crispo. No.